Oggi parleremo degli scacchi come il gioco dell'Occidente. Vedremo come gli scacchi si inquadrano all'interno della cultura occidentale, di come gli scacchi non siano l'unico gioco a disposizione della cultura dell'umanità, ma sono sicuramente il gioco che riguarda più di vicino quello che è il nostro modo di pensare, vivere e agire. Perciò veniamo subito al tema. Lo schema della nostra presentazione riguarda una breve introduzione del tema, quindi il tema, le ragioni, che sono poi la parte su cui dedicheremo più tempo, laddove sono proprio le ragioni che per natura personale e non soltanto riguardano più da vicino quello che è il nostro obiettivo. Quindi una presentazione essenziale di chi sono io, così chi anche non mi conosce può sapere un po' di chi è che presenta in particolare, in maniera tale che insomma potete farvi un'idea. Dopodiché io sono Gian Giuseppe Pili, svolgo il dottorato di ricerca in filosofia, ho una laurea triennale in filosofia con un curriculum storico, mentre ho una specializzazione in filosofia della mente, della cognizione del linguaggio. In particolare ho svolto ricerche di epistemologia, logica e strategia, che continuo a portare avanti. Sono iscritto ad alcune associazioni, tra cui la SIFA, cioè la Società Italiana di Filosofia Analitica, al SISM, che è la Società Italiana di Storia Militare, e alla FSI da tanti anni, cioè Federazione Italiana degli Scacchi. Quindi negli scacchi sono appunto da tanto tempo iscritto all'FSI, sono una seconda categoria nazionale, sono un istruttore di base, nonché arbitro, e ho organizzato diverse discussioni su temi legati agli scacchi e alla cultura in generale. Dopodiché ho pubblicato diversi lavori, sempre sulla filosofia e gli scacchi. In particolare mi sento in dovere di segnalare Un mistero in bianco e nero, la filosofia degli scacchi, e L'eterna battaglia della mente, scacchi e filosofia della guerra, due libri pubblicati dalla casa editrice delle due Torri, che poi ho scritto anche diversi articoli, alcuni inviati a riviste internazionali, e infine ho anche pubblicato alcuni lavori nella collettanea di 57 storie di scacchi, pubblicata dalla casa editrice Messaggeria Scacchistica. Infine ho fondato il sito www.scuolafilosofica.com, che è uno dei più ampi portali filosofici italiani, che vi consiglio di andare a vedere. Ci sono tanti materiali utili, sempre di filosofia, legati al tema filosofia e scacchi, non soltanto di filosofia, ma anche matematica e scacchi, scacchi e guerra, insomma i temi che potremmo ritenere interessanti per questa presentazione. Quindi andate a vedere, ribadisco, www.scuolafilosofica.com. Potete lì trovare tanti altri materiali, non solo di questi argomenti. Qui veniamo al tema. Gli scacchi, il gioco dell'Occidente. Intanto, perché diciamo che gli scacchi sono il gioco dell'Occidente? Perché sicuramente noi occidentali abbiamo elaborato le regole definitive del gioco, perché la nostra cultura riflette gli scacchi e gli scacchi riflettono la nostra cultura. Vedremo dopo che questa non è una semplice frase, diciamo così, arzigogolata e filosoficamente poco interessante, in realtà è il punto nodale della faccenda. Poi, in realtà, perché dico il gioco dell'Occidente? Intanto perché ci sono diversi giochi interessanti, sia all'interno della nostra cultura occidentale che non solo, ma anche di quella orientale. Cercheremo di scoprire perché gli scacchi ci hanno conquistato e perché gli scacchi sono da considerarsi come un gioco nobile. D'altra parte, storicamente, ancora oggi noi diciamo che gli scacchi li denominiamo come il nobile gioco, il nobile gioco, e appunto gli scacchi sono quello che noi chiamiamo il nobile gioco. Vedremo perché, e soprattutto perché ha senso dire che gli scacchi sono il gioco nobile per eccellenza, perlomeno dell'Occidente. Quindi, altri giochi interessanti, mi sembra importante far vedere come ancora una volta la cultura occidentale è la nostra cultura, sicuramente una delle maggiori culture del pianeta, delle più importanti, ma non è l'unica. Come infatti gli scacchi non sono l'unico gioco di strategia, non sono l'unico gioco antico, non sono l'unico gioco meraviglioso, ci sono tanti giochi meravigliosi, tra cui sicuramente il Go è uno di questi. Il Go che io in una pubblicazione, nell'Eterna Battaglia della Mente, anche nella pubblicazione filosofica Filosofia pura della guerra, ho avuto modo di trattare più e più volte, e il Go è sicuramente il gioco dell'Oriente, ovvero un gioco di strategia, forse il più antico gioco di strategia che noi ancora conserviamo, nel senso che giochiamo attivamente e spendiamo tanto tempo. È possibile che anche forse il più antico in senso assoluto, nel senso
penso che abbia non solo gioco ci giochiamo, ma comunque anche il gioco più antico, è un gioco di almeno 4.000 anni, abbiamo un'illustre tradizione, ed è sicuramente un gioco di eccezionale valore. Aggiungo anche che per quanto mi riguarda è non soltanto uno dei giochi più belli che io conosca, ma è anche uno dei giochi più strategici che io conosca, nel senso che riguarda un gioco che è sviluppato su una grandezza di ordine del 19x19 incroci, vale a dire che è il Goban, che è l'equivalente della scacchiera per gli scacchi, cioè il territorio, in senso astratto, è di dimensioni diciamo paragonabili al più del quasi il triplo della grandezza di una scacchiera, quindi sì, già si può dare un'immagine di quanto può essere vasto il gioco del Go, riguarda quindi aspetti sia locali che globali sul lungo periodo, sia a livello locale che a livello globale. Voglio dire che l'influenza della strategia a livello globale è sensibile anche a livello locale e viceversa. Questo negli scacchi c'è e non c'è, nel senso che gli scacchi appunto rappresentano una pitched battle, così come viene detta in inglese, cioè una battaglia campale, dove lo spazio è molto ristretto, la dimensione della grandezza del territorio è sufficientemente ristretta per avere una dimensione globale che è quasi collima con quella locale. Come sanno tutti gli scacchisti, questo è parzialmente falso, ci sono ovviamente delle differenze a livello strategico e tattico, sia a livello puntiforme delle singole configurazioni di 4-5 case, piuttosto che della dimensione totale della scacchiera, però rimane il fatto che il Go, in quanto più, territorialmente più vasto, ha una dimensione di differenza tra la globalità e la località molto più sensibile. Poi ci sono sicuramente altri giochi che riguardano più specificamente l'Occidente, quindi sappiamo che esistono altre tipologie di gioco che riguardano per esempio le carte, tra cui il poker e il bridge, che vantano entrambi una illustre tradizione anche ormai abbastanza antica. Per quanto riguarda il poker in particolare, non possiamo bollarlo semplicemente come gioco aleatorio e quindi dominato dagli elementi, come dire, casuali e quindi poi della fortuna. Questo è vero fino a un certo punto, sicuramente è un gioco aleatorio, ci sono le carte, è imprevedibile, nel senso che l'informazione del gioco non è completa, ma questo non vuol dire che siccome l'informazione è incompleta, allora è anche totalmente scissa dalla qualità dei giocatori. Tanto più un giocatore è forte, tanto più è di qualità, tanto più la sua qualità imporrà un tipo di gioco e un certo tipo di risultato. Quindi tanto più un giocatore è di qualità e tanto più il risultato sarà conseguente. Questo significa che per quanto possa essere importante l'elemento aleatorio, esso non esclude, che questo è il punto, la qualità del giocatore. Il problema dei giochi aleatori, infatti, è solo quando la fortuna elimina l'elemento casuale, limita talmente tanto l'elemento qualitativo del giocatore che lo rende praticamente ininfluente. Questo non è il caso del poker, quindi abbiamo il Go, abbiamo il poker, abbiamo il bridge, abbiamo tantissimi giochi, soprattutto dalla seconda metà degli anni 60, 70, abbiamo un proliferare di giochi di grande qualità, dai simulativi ai non simulativi. Rimane il fatto che comunque, per quanto la varietà di questi giochi sia importante, rimane il fatto che gli scacchi hanno un ruolo comunque privilegiato. Quindi, perché questo? Veniamo alle ragioni diciamo, filosofiche, quindi le prime che andremo a considerare, del perché gli scacchi comunque mantengono un ruolo privilegiato all'interno della nostra cultura. Prima di tutto enucleiamo, abbiamo visto, vedremo che ci sono ben cinque ragioni filosofiche distinte, per discriminare il motivo per cui gli scacchi ricoprono un ruolo così importante all'interno della nostra cultura. Quindi in primo luogo, essi hanno un'immagine deterministica del mondo che è molto in affinità, in linea di continuità con quelle che sono le nostre intuizioni ordinarie su quello che è il nostro mondo. Vale a dire che il nostro universo, così come lo abbiamo costruito, concepito quasi probabilmente dall'antica Grecia con un salto all'età moderna, è un universo che ha un insieme di leggi la cui conoscenza consente di aumentare la libertà. Ora, qualsiasi vostra intuizione riguardo alla libertà e la relazione che essa ha con la conoscenza, rimane il fatto che noi concepiamo il mondo, cioè l'insieme delle cose che esistono, come un insieme di oggetti, appunto, che è vincolato da delle leggi, che sono le leggi di natura, che non sono modificabili dalla nostra volontà, e che regolano l'insieme delle cose che possono accadere e che non possono accadere.
Questo è esattamente come negli scacchi, noi abbiamo un universo, questo universo è la scacchiera e i suoi elementi, e questi elementi che sono i pezzi, fondamentalmente, sono vincolati da delle regole che non sono vincolate alla nostra volontà, nel senso che siamo noi che dobbiamo conoscere quelle regole per poter agire correttamente nel mondo degli scacchi. Quindi perché si parla di determinismo? Perché comunque quelle regole non sono violabili, sono statiche, sono fisse. E sono grazie a quelle che noi possiamo compiere delle scelte. In secondo luogo, noi possiamo dire che c'è un'immagine politica della società che gli scacchi condividono, quindi gli scacchi sono un gioco aristocratico e democratico. Il tipo di gioco crea le condizioni per la formazione di una elite che non dipende da ragioni politiche ma meritocratiche. Mi spiego meglio. L'Occidente, sin dagli origini della nostra cultura e filosofia, ha elaborato due fondamentali pilastri della filosofia politica, diciamo quella che fa capo a Platone, quindi con un'idea di tecnocrazia, nel senso di un'elite di governo che sa qual è il bene pubblico e proprio perché sa il bene pubblico lo può imporre anche a coloro i quali non possono assolutamente saperlo. Quindi Platone, ricordiamo, divideva la società in tre categorie, di cui la categoria dei filosofi doveva essere quella dei saggi, dei sapienti, doveva essere a capo della restante società. Perché? Perché i filosofi, appunto, che avevano accesso alla conoscenza del mondo delle idee, quindi della somma idea di Platone, che era l'ordinamento delle idee, cioè l'idea del bene, proprio perché gli filosofi potevano accedere a questa idea, grazie anche a una pedagogia che li guidava fino all'età matura, quindi quando arrivavano a poter apprendere il mondo delle idee e la sapienza. Questa idea diciamo così, di apprendimento della saggezza da parte di una elite, limitava l'accesso alla sapienza collettiva, nel senso che soltanto una ristretta componente di persone poteva imporre agli altri quello che è poi il bene pubblico collettivo. Da un altro lato noi abbiamo l'immagine della democrazia ateniese, dell'immagine politica, secondo cui è la collettività che stabilisce il proprio bene attraverso una quale che sia determinazione della propria classe governante che rappresenta la totalità della comunità e che in quanto tale agisce in nome della comunità. Questa idea, diciamo, questa duplice idea della politica, della filosofia politica che è continuata a persistere fino ai giorni nostri, pensiamo all'idea di ancora oggi quanto l'immagine te tecnocratica sia dominante in certi ambienti, come l'idea in economia, delle scelte economiche che devono essere guidate da dei tecnici, piuttosto che l'intera politica debba continuare ad essere dominata dai tecnici, all'altro lato l'idea invece è che tutti noi avremmo almeno potenzialmente diritto ad accedere alla decisione del bene pubblico a condizione che noi rappresentiamo una quota di popolazione e dei suoi bisogni. Quindi l'idea che ci sia una democrazia in senso molto forte. Negli scacchi un po' le cose stanno allo stesso modo, non sono un gioco sacro, non rappresentano una casta gli scacchi, o non dovrebbero rappresentare una casta, perché tutti possiamo giocare, non solo, noi abbiamo diritto di giocare con tutti quanti, dalla categoria più bassa alla categoria più alta, con tutti. Quindi un grande maestro che sicuramente rappresenta i vertici della forza scacchistica fino ad arrivare ai campioni del mondo, possono tranquillamente giocare alle stesse identiche condizioni di un giocatore alle prime armi o a un neofita. L'idea sarebbe quindi che non c'è una restrizione all'accesso del gioco, come invece c'era per esempio nel Go, il gioco dell'Oriente di cui si parlava prima. Gli scacchi sono un gioco democratico, sono a libero accesso e ancora oggi mantengono questa idea. Se voi andate in un circolo qualunque di scacchi, a prescindere dal fatto che ci possano essere delle divergenze culturali dovute appunto al livello di gioco, rimane che gli scacchi sono aperti a tutti, senza restrizioni né limiti. Da questo da un lato, da un altro lato gli scacchi rappresentano poi anche l'elite, perché si autodetermina, l'elite che si imposta sui grandi campioni, su alcuni giocatori di particolare qualità che poi di fatto rappresentano un'elite alla quale si accede soltanto per competenza. Quindi da un lato abbiamo effettivamente il fatto che questa elite si rapporta di fatto con le persone, con i giocatori qualunque, da un altro lato però si creano di nuovo una sorta di aristocrazia all'interno della stessa categoria di gioco, per cui l'idea è appunto che i
i giocatori che gli scacchi rappresentano entrambe queste componenti, l'elemento democratico e l'elemento elitario. Sono un gioco democratico ed elitario allo stesso tempo, esattamente come nella politica noi abbiamo le due tensioni tra la tecnocrazia o l'elite, la formazione di un'elite che oggi, in quanto democratici, noi pensiamo come fondata sulla capacità tecnica di discriminare le ragioni migliori per imporre una certa scelta politica, e dall'altro lato il fatto che in realtà il bene pubblico non esiste se non quando è stato determinato dalla collettività. E quindi il bene pubblico è il risultato della scelta collettiva e non è antecedente alla scelta collettiva. Infine, diciamo, la terza ragione filosofica per la quale gli scacchi rappresentano molto bene quella che è la cultura occidentale è quella che io ho chiamato l'affinità degli scacchi con l'immagine che noi abbiamo della guerra, cioè la Western Way of Warfare. L'idea è che in realtà per come abbiamo costruito l'immaginazione collettiva sulla guerra, quella condivisa da tutti, è che la guerra è una grande battaglia. Questo non è vero, sappiamo, o meglio, chi è anche soltanto poco esperto della materia sa benissimo che la guerra non è una battaglia, non è una grande battaglia. Intanto, giusto per dare un esempio, la battaglia non è di per sé legata alle questioni politiche, la battaglia si gioca direttamente sul contesto militare, quindi è un momento della guerra in cui le spade o i fucili si scontrano, ma in realtà la guerra è un elemento molto più vasto, come sappiamo sin da Clausewitz, perlomeno, dove lui ha chiaramente messo in evidenza l'elemento politico della guerra, mentre nella battaglia questo elemento politico c'è e non c'è, possiamo dire quasi che non c'è, a seconda, diciamo almeno a livello generale. Per cui il punto è però che noi ce la immaginiamo così, noi occidentali immaginiamo la guerra esattamente come una grande battaglia. Gli scacchi rappresentano una grande battaglia, rappresentano la sfida di due generali che si cercano di conquistare a vicenda, non uccidere a vicenda, visto che lo scacco matto non include la rimozione del re, ma l'idea è appunto che uno dei due generali prevale sull'altro. Quindi l'idea è proprio che ci sono due schieramenti identici che si combattono ad armi pari e chi vince e fondamentalmente chi picchia più forte. Quindi l'elemento della forza concentrato in un momento particolare della guerra, questa è appunto la battaglia. Questa è l'immagine che noi abbiamo, che una certa tradizione dell'elaborazione culturale della guerra ci ha trasmesso, almeno sin dallo scontro delle falangi oplitiche nell'antica Grecia fino alla seconda guerra mondiale, dove noi continuiamo a vedere due grandi schieramenti, fondamentalmente di tipo simile, con lo stesso tipo di armamento su cui impostiamo la nostra immagine della guerra. Sia chiaro che questa non è la realtà dei fatti complessiva, intanto è che oggi è tutto un proliferare di diciture più o meno imprecise su quelle che sono le nuove forme di guerra, come l'hybrid warfare, cioè la guerra ibrida, la guerra senza limiti, tutte queste cose che in realtà sono nuove forme per dire sempre la stessa storia. Sta di fatto che non è che la guerra che è cambiata, siamo noi che facciamo fatica a concepire tutto quello che è l'universo della guerra, proprio perché noi vediamo nella battaglia campale uno degli elementi determinanti della guerra, per come la intendiamo noi. Quindi veniamo ad altre due, le ultime due ragioni filosofiche, una è la simbologia degli scacchi. Gli scacchi costituisce un insieme simbolico che è un modello, diciamo, della realtà e che è infinitamente reinterpretabile. Cioè, noi abbiamo un territorio che è la scacchiera, su cui ci sono alcuni elementi che sono i pezzi, di cui i due schieramenti che sono bianchi e neri, e attraverso questa semplice rappresentazione di una parte della realtà che può essere intesa appunto come una battaglia, in realtà abbiamo una simbologia, perché ogni elemento degli scacchi non è altro che un segnaposto per qualcos'altro, vale a dire un simbolo, che può essere di per sé reinterpretato in base al momento della storia, della cultura e così via. Questo elemento simbolico è vincente perché consente di reinterpretare continuamente se stesso, vale a dire che un giocatore del Medioevo può avere avuto un'idea del mondo rappresentato dagli scacchi di un certo tipo, ma quello di un giocatore del XXI secolo può tranquillamente avere un altro modello. Nonostante ciò, ovviamente ci sono dei vincoli di interpretazione, ma questa interpretazione è costante, ripetibile, è reinterpretabile. Quindi l'idea è che appunto i simboli degli scacchi consentono, il simbolo
simboli, degli scacchi vincolati dalle regole degli scacchi consentono continuamente una reinterpretazione, sia a livello puntiforme del singolo giocatore, sia a livello collettivo della selezione di alcuni modelli culturali che ci fanno capire cosa sono e cosa non sono gli scacchi. Quindi veniamo a un correlato relativo della simbologia che è l'estetica. L'estetica degli scacchi attira la concentrazione e spinge l'immaginazione a immaginare altri mondi possibili diversi dal nostro. Questo è l'elemento estetico degli scacchi che è stato rilevato da Mario Lencini a suo tempo e che, su cui io avevo, non avevo insistito, secondo me, in maniera, come dire, approfondita in altri momenti della mia ricerca sugli scacchi, sta di fatto che effettivamente uno degli elementi vincenti a livello di immaginazione, sia a livello occidentale che a livello più globale, è rappresentato proprio dall'estetica, cioè l'insieme degli strumenti che noi abbiamo all'interno del mondo degli scacchi consentono una varietà di interpretazioni a livello di percezione visiva che dà piacere, estremamente vasta. Noi tutti, anche e soprattutto noi, io che gioco da tanti anni e conosco gli scacchisti, hanno una visione dell'estetica degli scacchi ovviamente vincolata ad alcuni problemi inerenti al gioco, quindi la mossa bella, la variante, piuttosto che la combinazione o la struttura dei pedoni, tutte queste cose che sono vincolate alla qualità del gioco di un singolo giocatore, diciamo così, e del gioco in quanto tale, ma noi non ci ricordiamo più probabilmente di quanto ci affascinavano gli scacchi, anche quando noi gli scacchi non ne capivamo nulla. Tantissimi ragazzi, giovani, meno giovani, si avvicinano al gioco solo per il fatto che ri riescono a ritrovare degli elementi esteticamente rilevanti anche alla sola vista di due giocatori che giocano a scacchi. Ma non solo perché ci sono due persone che si fronteggiano l'uno contro l'altro e che quindi rappresentano la loro sfida, diciamo così, la lotta della sopravvivenza, piuttosto che lo scontro bene e male, che sono metafore bene o male, che si possono ritrovare in quasi qualsiasi gioco a somma zero, cioè dove ci sono due giocatori che cercano di prevalere sull'altro. La realtà dei fatti è che proprio gli scacchi, come sono stati evoluti a livello di costruzione anche dei materiali, sono talmente belli che alla fine la dinamica del movimento, unita alla restrizione degli stessi movimenti, rende il gioco estremamente affascinante, cose per esempio che non abbiamo in tutti i giochi. Ci sono giochi molto più statici, che noi tutti conosciamo, che non consentono ad esempio il movimento di un pezzo dalla casa A1 alla casa H1, per esempio, cioè l'intera linea. Sono giochi più statici, non hanno lo stesso elemento vincente estetico, la stessa elaborazione delle pedine, in questo caso dei pezzi, è estremamente sofisticata e dà un contributo estetico che può essere rivisto, tra l'altro, in base al tempo, che è sicuramente tra le ragioni che fanno sì che gli scacchi siano particolarmente apprezzati. Quindi veniamo però alle ragioni storiche. Voglio specificare